fino a un secondo a frattura. Sfatiamo anche sto mito della metropolitana di costa, è stato un errore, non si è riusciti a spiegare che cos'è, è semplicemente un filobus rapido costiero, arriva gente da Milano con l'alta velocità non all'auto, arriva 1 milione di persone all'aeroporto non all'auto. Allora noi dobbiamo collegare il cuore della città, il limite che si collega col cuore di Milano, con il treno veloce o con il cuore di Reggio Emilia, dobbiamo collegare la stazione, la gente che arriva, col resto della città. E quindi ci fermate, il filobus rapido costiero non è una metropolitana di costa, è un filobus rapido costiero che corre lungo la ferrovia. Questa per Rimini è il famoso TRC, un'opera di trasformazione urbana che collega la parte mare alla parte monti, un sottopasso civile con dei bei materiali, pedonale, ciclabile, poco più là possono passare le macchine. È questo il TRC a Rimini, sono le opere, sono i sottopassi e riqualificare un quartiere. Aggiungo anche che non c'è posto nel mondo civile in Europa dove se arriva anche una metropolitana o un filobus rapido costiero, non c'è un posto nel mondo dove le case non abbiano raddoppiato i valori. Cioè dove arriva un mezzo di trasporto alternativo alle auto, aumenta il valore di un negozio, aumenta il valore di un albergo e aumenta il valore di una casa. Quindi questo ci aiuta, quest'opera di Apascoli, a comprendere come un progetto, una trasformazione urbana è possibile, si può uscire dal cemento, si può uscire dal carico di inquinamento delle auto e si può avere una città più bella.